Kop Reinders era dato come possibile assente per la prossima gara della Juve, invece adesso l'olandese pare destinato a un incredibile recupero. Finalmente arrivano delle buone notizie per Thiago Motta, che stava attraversando un periodo abbastanza sconsolante. L'allenatore della Juventus si è infatti ritrovato a dover fare i conti con un numero esagerato di infortuni, che preoccupavano club e tifosi in vista delle prossime partite. Alla ripresa del campionato, infatti, la Juve dovrà affrontare prima la Lazio e poi lo Stoccarda in grande emergenza, ma potrebbe recuperare una delle sue stelle. Gran colpo della scorsa estate, Teun Kobbeinders è ritenuto uno degli elementi più importanti per la manovra bianconera. Thiago Motta lo ha fortemente voluto per la propria squadra, e l'olandese ha già giocato 7 partite fin qui, servendo anche un assist. Si stava inserendo perfettamente nei meccanismi juventini, quando è arrivato l'infortunio. L'ex Atalanta ha riportato una frattura leggermente scomposta della seconda costola anteriore destra. Un problema rimediato nell'ultima di campionato contro il Cagliari, che ha portato Kobbeinders ad aggiungersi alla già folta lista degli indisponibili della Juventus. Contro i biancocelesti, sabato 19 ottobre, ne mancheranno in tutto 5, gli infortunati Brenner, Nico Gonzalez e Milik, oltre all'olandese, più lo squalificato Conceição. Ma a sorpresa pare ora che proprio il centrocampista possa rientrare per la gara di Torino, grazie a una novità, Kobbeinders verso la Lazio, il colpo inaspettato della Juve. In questi giorni di pausa delle nazionali, il giocatore bianconero era comunque ad allenarsi alla Continassa, per cercare di recuperare in tempo per la Lazio. E proprio oggi il Corriere dello Sport ha rivelato che l'eventualità è più concreta di quanto non si sarebbe detto ieri, grazie a una trovata del club bianconero. A Kobbeinders verrà infatti applicata una protezione speciale in carbonio nella zona della frattura, che dovrebbe permettergli di giocare. Questa ipotesi trova conferme dirette dall'ambiente della Juve, nella persona di Luca Stefanini, responsabile sanitario della Juventus e direttore generale del Medical. Il corpetto speciale proteggerà Kobbeinders da eventuali botte in grado di causare delle ricadute. L'olandese, comunque, è ancora in forze per la gara contro la Lazio, che è piuttosto vicina. Nel caso in cui non ce la dovesse fare o Thiago Motta non volesse rischiarlo, la Juve potrebbe ridisegnare il proprio centrocampo. La soluzione più probabile, in questo caso, è l'inserimento di Douglas Luiz, altro colpo estivo finora centellinato dall'allenatore bianconero. Il brasiliano ha infatti giocato solo una partita dal primo minuto, il 14 settembre contro l'Empoli, e in tutte le altre occasioni è rimasto in campo sempre per meno di mezz'ora.